a tutti e ben ritrovati a Chiasso News. Sabato 29 febbraio, ultimo giorno utile per inviare le opere dialettali al concorso Benchat-Cuntassu. Ricordiamo che sabato 28 marzo si terrà la serata di gala all'Hotel Touring Chiasso con le premiazioni e domenica 29 marzo gli autori leggeranno le loro opere durante una merenda al Grotto Cavette di Semione in Val di Blegno. Domenica 1 marzo, grande festa al Bistrò Comacini di Chiasso. Sentiamo lo chef Davide Bernasconi. Buongiorno a tutti, come ogni prima domenica del mese, qui al Bistrò Comacini organizziamo la merenda danzante con buona musica dal vivo e la possibilità di ballare. Grazie a tutti e vi aspettiamo. Mercoledì 4 marzo, presso la Biblioteca Cantonale di Locarno, importante incontro con il professor Fabio Merlini, organizzato dall'Associazione Frequenze Evolutive. Velocità e memoria nell'epoca dell'immediatezza. Introdurrà la serata, parlando del 5G, Valentin Bob. Venerdì 6 marzo il Club Aperello organizza la sua prima serata enogastronomica del 2020 presso l'Ateneo del Vino di Mendrisio. In questa occasione verranno presentate le due associazioni di volontariato che il club sosterrà nell'anno corrente. 12, 13 e 14 marzo, 23esimo Festival di Cultura e Musica Jazz al Cinema Teatro di Chiasso. Ce ne parla il direttore Armando Caglia. Musica Jazz a Chiasso, e ovviamente il pensiero va subito al Festival Jazz di Chiasso, un'iniziativa che da diversi anni porta a Chiasso i migliori musicisti della scena afroamericana, dagli stessi come da tutta Europa. Vorrei evidenziare che questo festival si svolge comunque in un ambiente che è allestito appositamente. Il teatro viene completamente rivoluzionato, vengono tolte tutte le poltrone della platea e viene allestito veramente un jazz club con luci soffuse, tavolini, dove anche chi non è appassionato di jazz può arrivare una sera, arrivare e gustare qualcosa nel ristorante o nei due bar che andranno allestiti, sentirsi la musica. Ci sono tre concerti ogni sera e la programmazione ovviamente è sempre di alto livello, anche perché il festival è registrato e trasmesso in diretta dalla RSI Rete 2, che è un partner dell'iniziativa. E negli ultimi anni abbiamo avuto dei nomi straordinari, basta guardare quello che è il cartellone delle passate edizioni per trovarci artisti come Stefano Bollani, Bremmel Dau, Ian Garbale, che altri musicisti importantissimi che sono arrivati a Chiasso. Quindi il Festival Jazz è una iniziativa che può attirare un pubblico di intenditori, ma anche di curiosi che possono venire in teatro, vedere quello che è stato realizzato a livello visivo, scenografico, e passare una serata in modo dinamico, passando attraverso i diversi spazi che sono stati anche allestiti, grazie anche a una collaborazione che ogni anno abbiamo con l'Accademia di Architettura di Mendrisio, i cui vincitori in un concorso interno allestiscono il palcoscenico e anche altri spazi della struttura teatrale, quindi con un ristorante, un bar e un DJ session che c'è tutti i giorni, quindi nei tre giorni del festival, che sono 12, 13, 14 marzo, e con gli after del sabato sera, per cui un po' più ballerini e meno magari dedicati alla musica colta e anche a volte un po' ostica da comprendere come la musica jazz contemporanea, ma c'è un po' di tutto, per cui vi invitiamo ad essere curiosi e venire in teatro per la nuova edizione del Festival Jazz di Chiasso. Per questa edizione è tutto, a ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News.